Passiamo ora all'ultima istanza d'Arengo, l'istanza d'Arengo numero 11. Istanza d'Arengo presentata da cittadini sammarinesi perché la gestione della casa di riposo per anziani rimanga pubblica. Invitiamo quindi il segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale a dare lettura del testo dell'istanza in oggetto e a riferirne in merito. Prego, segretario Mussoni. Grazie eccellenza, do lettura del testo. I sottoscritti cittadini sammarinesi iscritti alle liste elettorali, fortemente preoccupati per le notizie che ipotizzano il trasferimento a gestione privata del servizio casa di riposo, chiedono che il Consiglio Grande Generale, in accoglimento della presente istanza d'Arengo, disponga che la casa di riposo per anziani sia gestita direttamente dall'Istituto per la Sicurezza Sociale con personale qualificato e le dirette dipendenze dello stesso Istituto Sicurezza Sociale. Solo una gestione pubblica inserita nel sistema sicurezza sociale può infatti garantire una corretta e completa conduzione di un servizio, quale quello dell'assistenza agli anziani, completo ed adeguato, senza speculazione di carattere economico. Ma io, eccellenza, faccio un riferimento così più politico che tecnico, organizzativo, anche alla luce del fatto che questa istanza ha avuto un dibattito estremamente importante nell'ambito della cittadinanza e ha raccolto il sostegno di gran parte della cittadinanza. E questo credo sia un fattore comprensibile in un momento di paure, di preoccupazione, a volte anche di disinformazione, e credo che questo dibattito possa così mettere un pochettino ordine al tema e speriamo, insomma, possa dare anche un pochettino di comprensione a quello che stiamo cercando di fare a livello istituzionale, di governo, cercando di lavorare ad un progetto anziani che abbia una solidità e abbia una forza per il futuro. Devo dire che il lavoro è partito ormai 2 anni e mezzo fa, quando, dopo alcuni mesi di presenza alla sanità, chiaramente nell'analizzare lo stato di fatto di quello che era il comportamento e i servizi a favore degli anziani, e chiaramente ci siamo resi conto che c'è una struttura privata, Casale La Fiorina, gestita da una società di diritto privato, e una struttura pubblica all'interno dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. Questa era la fotografia nell'anno 2013. Da questo tipo di fotografia, che ha anche delle immagini chiare, tipo la struttura Casale La Fiorina nuova, efficiente, con spazi adeguati, verde, spazi nuovi, abbiamo anche, diciamo, delle figure nella nostra casa di riposo all'interno dell'IST di una struttura strutturalmente datata, con, insomma, bisogno di interventi, divisa su 4 piani, all'interno, insomma, di spazi piuttosto difficili e sacrificati per l'uso che devono svolgere. Da questa fotografia ci si mise al lavoro per un progetto unificatorio, quindi per individuare un'unica struttura che ospitasse i nostri anziani, e l'abbiamo individuata nel Casale La Fiorina, che come struttura nuova. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo sostanzialmente pensato di accorpare le due strutture, liquidando la gestione privata, quindi togliendo, diciamo, il privato dall'attuale gestione, attraverso la firma di un accordo che è già stato siglato e che vede la fuoriuscita del privato dal 1 gennaio 2017. Quindi questo è un dato di fatto, nel senso che il lavoro svolto in questi 2 anni è stato finalizzato a liquidare sostanzialmente la gestione privata del Casale La Fiorina e ad entrare come Istituto per la Sicurezza Sociale nel Casale La Fiorina, mantenendo intatta l'impalcatura del Casale La Fiorina, cioè dove c'è la presenza della SUMS, dove c'è una fondazione che è proprietaria degli immobili nella quale è partecipato sia lo Stato che la società Unione Mutuo Soccorso, e quindi mantenendo invariata la proprietà, l'Istituto per la Sicurezza Sociale entra, grazie a questo accordo, nella gestione del Casale La Fiorina, liquidando il privato. Quindi
per dire che il governo fin dall'inizio ha avuto molto chiaro un obiettivo nel settore anziani, cioè quello di acquisire nuovamente, totalmente, la gestione pubblica, diciamo, degli anziani in capo all'Istituto per la Sicurezza Sociale, liquidando quello che era un'architettura, un'impostazione dove vedeva invece da alcuni anni la presenza di un privato, di una società che gestiva il servizio e devo dire senza particolari, insomma, polemiche al riguardo. Quindi è stata una scelta politica che il governo ha fatto, cioè quella di andare in questa direzione, cioè l'Istituto per la Sicurezza Sociale si riappropria della gestione totale nel nostro Paese degli anziani. E su questo non ci sono stati particolari problemi, c'è stato un accordo sempre costante. Ecco, i problemi dove sono nati, e qui arrivo all'istanza d'Arengo, che il governo accoglie, il governo dà un orientamento favorevole a questa istanza d'Arengo, e lo spiego anche perché. Le complessità ci sono state perché chiaramente si è andato poi nell'ambito di un'analisi della gestione dell'attività nella nuova residenza, si è cominciato a ragionare quale tipo di rapporto di lavoro i dipendenti dovessero avere, se un rapporto di lavoro pubblico, privato, oppure se potevano coesistere un rapporto di lavoro pubblico assieme a dipendenti che avessero un rapporto di lavoro privato. Ecco, nei mesi si è lavorato, ci sono stati chiaramente dei passaggi in congresso, delle delibere, degli studi, dei progetti preliminari, degli studi di fattibilità. Devo dire che la sensibilità con la quale la cittadinanza ha da un lato apprezzato il progetto di riacquisizione sostanzialmente dell'istituto della competenza totale sugli anziani, ma dall'altro si è stato anche manifestato come chiaramente la cittadinanza voglia un atteggiamento molto chiaro e molto marcato sulla gestione pubblica anche del rapporto di lavoro, credo che abbia consentito di così chiarire anche quelli che erano dei dubbi all'interno del dibattito attorno al Casale della Fiorina e oggi ci consenta come governo di esprimere un accoglimento, un orientamento favorevole all'accoglimento di questa istanza d'Arengo. Certamente quindi dal 1 gennaio 2017 ci sarà il trasferimento della nostra casa di riposo nella nuova struttura, ci sarà quindi, se il Consiglio Grande Generale darà un'approvazione a questa istanza d'Arengo, una più facile organizzazione del lavoro del personale, anche perché darebbe un mandato molto forte all'accoglimento di questa istanza d'Arengo alla dirigenza dell'IS nel individuare un contratto di diritto pubblico, quindi compatibile ai nuovi servizi e alla nuova complessità della struttura. E quindi insomma auspichiamo che a fronte di un dibattito che sicuramente sarà interessante in quest'Aula ci sia l'accoglimento di questa istanza d'Arengo. Ecco, chiaramente la prima ipotesi programmatica lavorava forse maggiormente su un concetto di, anche quando è stato fatto proprio il progetto, lo studio di spending review, forse di economicizzazione, insomma, che per certi aspetti era sicuramente insomma marcata. Ecco, oggi alla luce anche di una sensibilità maturata all'interno del dibattito nella maggioranza e nel governo, chiaramente si dà probabilmente un taglio di investimento più marcato nel sociale e in un progetto anziani che non guarda, diciamo, al tipo di economia che si deve creare, ma guarda ad un'impostazione concettuale molto chiara di presenza dello Stato, sicuramente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, nell'ambito anche di un rapporto di lavoro pubblico. Questa impostazione non metterà certamente in discussione il rapporto con la società Unione Mutua Soccorso, con la Fondazione Casale La Fiorina, che è la proprietaria della struttura, quindi la Fondazione rimarrà proprietaria, l'Istituto per la Sicurezza Sociale gestirà quindi la struttura e pagherà, diciamo, un affitto, stando così le cose come oggi le troviamo, alla Fondazione Casale La Fiorina. Ecco. Per cui diciamo che oggi l'importanza di questa istanza è che porta, diciamo, a chiarire in modo assolutamente chiaro
quale deve essere il rapporto di lavoro dei dipendenti della casa di riposo. Oggi il governo dice che deve essere un rapporto di lavoro pubblico. Quindi su questo sicuramente c'è stata una chiarificazione che l'istanza ha aiutato a fare e oggi così chiedo a nome del governo l'approvazione di questa istanza d'arengo per consentire di procedere velocemente con l'accorpamento delle due case di riposo e proseguire con decisione su quello che deve essere un progetto anziani che si va ad integrare sia nella casa di riposo ma anche con una visione dei centri diurni, con una visione nell'ambito dell'ospedale di un piano di lungo degenza per anziani, per consentire quindi anche di assistere gli anziani più gravi, quindi per costruire anche organizzativamente in questi mesi che ci separano dal 1 gennaio 2017 tutti quelli che devono essere gli adempimenti tecnici e organizzativi sia della struttura pubblica e anche della esistente ancora struttura privata fino al 31-12. Quindi ci saranno sicuramente delle complessità organizzative e legali da affrontare. Oggi questa istanza cade in un momento importante e ci dà il tempo sufficiente per, con questo nuovo orientamento, risolvere quelle che possono essere problematiche di tipo organizzativo. Grazie segretario Mussoni. È già pervenuto alla reggenza l'elenco dei consiglieri che intendono intervenire su questa istanza d'arengo. Do quindi la parola al consigliere Alessandro Cardelli. Prego consigliere. Grazie eccellenza. Per discutere questa istanza d'arengo è importante innanzitutto fare una premessa. Delle motivazioni per cui questa istanza d'arengo è arrivata all'attenzione dell'Aula consiliare. Io è più di 3 anni che sono all'interno di quest'Aula e in questi 3 anni ho sentito tante falsità, tante illazioni arrivare da parte dei movimenti di opposizione, in particolare da un movimento di opposizione, mi riferisco al Movimento Rete, e una delle motivazioni per cui oggi siamo arrivati a questa istanza d'arengo è il fatto che comunque sono girate diverse notizie false. Quindi di fatto si è creata una sorta di preoccupazione all'interno della nostra cittadinanza perché si metteva in dubbio il fatto che comunque un servizio importante come appunto il servizio dato dalla casa di riposo venisse e dovesse essere privatizzato. Notizia che era assolutamente infondata. Notizia che noi nel tempo abbiamo più volte smentito e continuiamo a smentire, tant'è che oggi su questa istanza d'arengo noi accogliamo favorevolmente l'istanza d'arengo perché il nostro intendimento assolutamente è quello di mantenere questo servizio pubblico e anzi di potenziarlo, perché è un servizio pubblico che comunque aveva delle criticità. Sappiamo che la struttura all'interno dell'ospedale è una struttura obsoleta che aveva bisogno di un investimento e di una manutenzione. E quindi la scelta che abbiamo deciso di fare è di spostare l'intero servizio in una struttura più idonea, più all'avanguardia, che possa quindi offrire un servizio migliore ai nostri cittadini. Io ho voluto fare questa premessa appositamente perché io capisco che il tema della sanità sia un tema sensibile e sicuramente sentito da parte della nostra cittadinanza. E tante volte è stato appunto cavalcato, io vorrei ricordare lo stesso referendum, altre battaglie sempre fatte sulla sanità in cui si metteva in dubbio il fatto che noi volessimo mantenere una sanità gratuita e pubblica, cosa che non abbiamo fatto, abbiamo mantenuto i servizi a un certo livello e non abbiamo mai inserito alcun tipo di costo per i nostri cittadini, la sanità è rimasta gratuita ed è rimasta pubblica. Vorrei che questo messaggio sia molto chiaro oggi. E nell'accogliere questa istanza oggi noi ci prendiamo un impegno importante che avevamo già preso a suo tempo, sia come maggioranza che come governo, che è appunto quello di mantenere il servizio pubblico degli anziani tale. Non solo, erano state emesse altre voci in giro sul fatto che comunque l'eventuale personale potesse rischiare il posto di lavoro, che ci fossero problematiche legate quindi a chi lavora all'interno
centro, della casa di riposo per anziani, anche queste sono tutte illazioni. Qua oggi nessuno rischia il posto di lavoro, tutt'altro. Si vuol fare una riorganizzazione che è importante, ma questa riorganizzazione viene fatta appunto per garantire un servizio migliore ai nostri anziani, e per queste ragioni dunque noi siamo favorevoli all'accoglimento di questa istanza d'Arengo e continueremo sicuramente a batterci per queste tematiche che sentiamo nostre, perché è un diritto fondamentale, è un diritto riconosciuto anche dalla nostra dichiarazione dei diritti, è un nostro obiettivo politico e sicuramente vogliamo portare a casa questo risultato il prima possibile. Faremo in ogni modo affinché il trasferimento della casa per gli anziani possa avvenire il prima possibile interamente all'interno della nuova struttura a Fiorina. Grazie. Grazie consigliere Cardelli. La parola ora al consigliere Francesca Michelotti. Prego consigliere. Grazie eccellenza. Ma dunque io penso che qui dentro si può dire tutto e noi rispettiamo le opinioni di tutti, però il consigliere Cardelli che mi ha preceduto ha parlato impropriamente di voci messe in giro, di illazioni, ma il consigliere Cardelli lo sa che le voci che giravano e che hanno portato alla raccolta di migliaia di firme sotto questa istanza d'Arengo partivano dal contenuto di una delibera del Congresso di Stato nel quale la scelta di una gestione pubblica però con una gestione privatistica del personale era scritta in questa delibera e negli allegati alla delibera. Quindi non parliamo di voci messe in giro, di illazioni, di gente che fa, no? Che straparla o che non riesce a connettere. Stiamo parlando di un atto pubblico nel quale questa volontà era stata espressa in maniera deliberata, infatti si chiama delibera del Congresso di Stato. Allora, fatta questa premessa, che serve se non altro per salvaguardare la dignità di tutti coloro che hanno firmato l'istanza e la dignità di coloro che l'hanno scritta, devo dire che sono molto lieta che poi il segretario di Stato abbia e il Congresso di Stato abbiano deciso di scegliere un'altra strada. L'altra strada qual è? È la strada nella quale si salvaguarda tutta la professionalità, la competenza, la familiarità e anche la capacità di relazione che si è già instaurata fra le persone che sono assistite nella casa di riposo alla Fiorina e il personale che le assiste, perché se no ci sarebbe stato uno spreco enorme di un potenziale già realizzato di competenze e di capacità nei confronti poi di quelle persone che esigono dei trattamenti individualizzati, quindi non possono essere trattati semplicemente sulla base delle regole che genericamente o generalmente noi possiamo applicare a una valutazione di bilancio sulla spending review. Qui stiamo parlando di persone alle quali non si possono sostituire così in maniera superficiale le persone addette alla cura, per la semplice ragione che andremo a turbare non solo delle sensibilità ma proprio degli stati di benessere che sono garantiti da certe presenze, da certe fiducie, da certe relazioni già instaurate. Devo dire che il progetto di accorpamento delle due strutture nel Casale La Fiorina, che risponde a un requisito secondo me corretto, che è quello di rendere sostenibile l'assistenza nei confronti di una fascia di cittadini i quali vivono quella età della vita nella quale riprendono purtroppo il sopravvento, la fragilità che avevamo quando eravamo molto piccoli e la stessa mancanza di autonomia. È un momento difficilissimo che ci accompagna, che ci deve trovare sereni, ma che ci accompagna all'ultimo traguardo della nostra vita. Quindi è un momento difficile, nel quale si fanno bilanci, nel quale si perdono spesso capacità che portano anche ad una diminuzione
dell'autostima, ma anche del riconoscimento sociale di queste persone. Ed è qui che si vede il valore di uno Stato sociale, lo Stato sociale che si adopera per coloro che non hanno più voce, che ne hanno sempre di meno e che hanno sempre meno riconoscibilità sociale. È qui che si vede lo Stato sociale, che si vede la solidarietà di uno Stato e la capacità di sostenere i suoi cittadini nei momenti più difficili della loro vita. Quindi io trovo che rendere sostenibile tutto questo sia perfettamente logico, in linea anche con le difficoltà economiche che la Repubblica sta vivendo. Però c'è una cosa da dire. Bisogna sempre mettere in campo una grande capacità di critica, perché l'accorpamento delle due strutture nel Casale La Fiorina, lo Stato è, mi pare, se non vado errato, proprietario insieme alla SUMS, e della cui società di gestione lo Stato dovrebbe aver acquisito la proprietà con un pagamento simbolico di un euro soltanto, è un accorpamento che porta certamente dei vantaggi di carattere gestionale, ma anche qualche svantaggio. Anzi, io vorrei dire che i vantaggi principali, se guardiamo essenzialmente, esclusivamente, no, alla condizione di benessere delle persone assistite, sono: il vantaggio è che nel Casale La Fiorina ci saranno anche degli ambienti più luminosi, più nuovi, delle strutture più adeguate, certamente ben diverse da quelle che si trovano, che attualmente ospitano la residenza presso l'ospedale, la residenza anziani presso l'ospedale. Tuttavia c'è un aspetto importante, secondo me, che non va assolutamente minimizzato, e che è quell'aspetto relazionale e di socializzazione che la residenza anziani presso l'ospedale garantisce, che invece è negata nell'altro sito, perché presso l'ospedale gli anziani sono comunque, gli anziani ospitati sono inseriti all'interno di un circuito di circolazione sociale che gli permette di vivere socialmente in modo più attivo, più efficace. Vengono più visitati per ragioni anche forse pedestri, come quella che uno deve andare in ospedale, in farmacia, ne approfitta per andare a trovare suo nonno. Capisco che possano essere ragioni anche banali e sciocche, ma tuttavia sono ragioni che mobilitano le persone nei confronti di questi anziani, che hanno un estremo bisogno di relazionarsi con gli altri, oltre che con i propri parenti, con i propri familiari, di relazionarsi anche con gli altri, incontrare persone, poter scambiare qualche parola, arricchire una vita che purtroppo si spegne anche alle volte per appunto l'aumento di la diminuzione delle capacità cognitive, ma soprattutto quelle capacità cognitive devono essere sollecitate da una stimolate, no? Da una partecipazione sociale più attiva. Io penso che la scelta di salvaguardare, di privilegiare una struttura vocata e costruita proprio per questo scopo è certamente una scelta migliore, anche se comporta, come dicevo, questa grave perdita nell'aspetto socializzante della casa di riposo. Penso però che si potrebbe, dalle parole del segretario, mi pare di aver intuito che c'è l'idea, no, di predisporsi ad un progetto più articolato, nel quale, per esempio, mi pare di aver sentito il centro diurno, in modo tale da rendere il centro La Fiorina il vero centro pulsante di tutte quelle attività di assistenza, di tutela, di socializzazione che si fanno proprio per la popolazione della terza età. Quindi parlo anche di inserire in quel contesto il servizio domiciliare territoriale insieme alla residenza anziani, insieme al centro diurno, e mettere così tutto a sistema, senza sprechi, rendendo efficienti e coordinate tutte le risorse di personale, di strutture e di competenza anche professionale di cui si dispone, allo scopo di poter avere un centro che sia proprio un cuore più pulsante.
E quindi, ripeto, siamo molto contenti appunto che ci sia stata questa inversione di tendenza in quella direzione che era stata scelta e che sembrava privilegiare quasi esclusivamente il principio della sostenibilità. È un argomento sul quale, a mio giudizio, e questa è una nota polemica di carattere politico che mi sento di fare nei confronti del Congresso di Stato. Secondo me il Congresso di Stato, prima di assumere delle decisioni così importanti su una materia così delicata, avrebbe dovuto, a mio giudizio e anche a giudizio di altri, coinvolgere maggiormente il Consiglio Grande e Generale, perché qui stiamo parlando della vita dei cittadini e di una fascia di età importante nella vita dei cittadini. Grazie. Grazie consigliere Michelotti. È scritta a parlare il consigliere Mimma Zavoli. Prego consigliere. Grazie eccellenza. Inizio sottolineando il profilo che non gli si addice, a mio modo di vedere, di provocatore del consigliere Cardelli, che è esordito come un treno in corsa, quasi a voler mettere il cappello rispetto a certe posizioni, quando invece queste posizioni, come ha ben specificato la collega Michelotti prima di me, non erano affatto così chiare, anzi l'indicazione era di tutt'altro tipo e le decisioni che si stavano per prendere erano di tutt'altro tipo. Quindi, per favore, visto che ha tirato in ballo parte dell'opposizione e si è riferita anche ai movimenti, direi che il profilo del provocatore, se lo vuole fare, lo deve fare bene, e magari prima di partire a spada tratta informarsi bene, ricordarsi come stavano veramente le cose, fino a che qualcuno non ha raccolto una valanga di firme per cercare appunto di bloccare questi intenti. Detto questo, mi fa molto piacere sottolineare il fatto che appunto probabilmente anche questa forte risposta popolare che ha spinto questa istanza d'arengo alla attenzione di questo Consiglio Grande Generale, le cose sono quantomeno state modificate rispetto alle decisioni che erano state portate, erano state intraprese. Decisioni che vedevano invece una inclinazione di tutt'altro tipo, che puntava ad una razionalizzazione anche per quanto riguarda questi servizi, che sono servizi di assoluta importanza, cosa che appunto questa, cioè la presenza di migliaia di firme, se non ricordo male, raccolte in pochissimi giorni, ha evidentemente fatto cambiare idea al Congresso di Stato, per cui l'orientamento rispetto ai progetti che fino a quel momento erano stati in qualche modo preventivati e quasi imbastiti sono stati modificati. È sempre bene appunto che quando si sa di aver sbagliato si torni sui propri passi, quindi questo è sinonimo di attenzione, lo voglio sottolineare. Però è anche vero, e ancora una volta va sottolineato, che certe decisioni sono decisioni che coinvolgono la popolazione in modo molto profondo, e queste decisioni vanno considerate sulla base di progetti dati. Allora, i progetti e i profili che un governo, gruppo decidente vuole in qualche modo prendere dovrebbe essere dettato da scelte che non devono, soprattutto in materie come questa, in ambiti come questa così delicati, che non devono avere come punto di riferimento solo ed esclusivamente il mantenimento, il contenimento dei costi, le razionalizzazioni fatte un po' così. Quindi
nel essere e nel confermare la nostra, ovviamente il nostro voto assolutamente favorevole all'accoglimento di questa istanza e nel prendere atto di questo cambio di posizione rispetto a quelle che erano invece le posizioni maturate fino a un po' di tempo fa. Spero che la location, che è assolutamente degna, perché è veramente una bella posizione, quindi è contornata da verde, quella del Casale La Fiorina, non sia però appunto anche in qualche modo rimanga un ambito slegato da quelle che invece possono essere tutte quelle collegamenti di tipo sociale che non devono assolutamente mai venire a mancare in questi contesti. Stessa cosa è per il colore del grano, sono strutture che sono dislocate da ambiti sociali, quindi che invece ad esempio la casa di riposo che si trova ancora all'interno del contesto sanitario dell'ospedale di Stato, fornivano questo aspetto sociale, per cui c'era anche la possibilità per chi si trovava all'interno appunto della struttura sanitaria per un esame, per una verifica, per un certificato, la possibilità appunto di fare un salto anche a trovare magari un amico, un parente, un conoscente residente all'interno della casa di riposo. Io mi auguro sinceramente che questo aspetto possa trovare una forma anche eventualmente di collegamento con la possibilità di non lasciare questa struttura a sé stante, quindi a non farla rimanere in un contesto sanitario e quindi troppo chiuso su se stesso. È un auspicio, perché ovviamente le ricette non ci sono, ma mi auguro anche che appunto essendoci una volontà così allargata, così condivisa, possano esserci magari momenti in cui si possa in qualche modo trovare un modo per ragionare se ad esempio si possano, mi viene da pensare, ipotizzare dei rapporti di visita sia con le scuole che con organizzando un piccolo momento con un bus navetta, in modo che anche chi non può utilizzare la macchina possa in qualche modo andare a trovare l'amico, il compagno o il conoscente all'interno del Casale La Fiorina. Che ci sia cioè qualcosa che non isoli e lasci questa struttura, ripeto, molto bella, inserita in un contesto naturalistico anche di grande, insomma, di grande molto bello, per cui si possa trovare in futuro. È chiaro che queste sono considerazioni un po' in più, perché è già estremamente importante che questo ambito possa continuare ad essere uno dei fiori all'occhiello di questa Repubblica. E queste sono ancora una volta le cose che, se sono ben fatte, se sono soprattutto condivise, questo lo voglio sottolineare, perché la parola condivisione è un po' una di quelle parole che mancano spesso in questo contesto, se sono condivise difficilmente si fa un cattivo lavoro, proprio perché nella condivisione c'è la possibilità anche a chi pensa in modo diverso da chi decide di poter incidere sulla decisione, proprio per arrivare a decisioni più utili per tutte e sicuramente più rispettose del diretti interessati di queste decisioni. Grazie. Grazie consigliere Zavoli. La parola ora al consigliere Selva Nicola. Prego consigliere. Grazie eccellenza. Io credo che questo argomento, come altri hanno detto, non serve assolutamente che sia di qualcuno e qualcuno si debba mettere il cappello su quello che è il futuro degli anziani in Repubblica. Io credo che quello dei diritti delle persone anziane, specialmente quelle non autosufficienti, è un tema sicuramente a San Marino molto sentito, sul quale il dibattito si è aperto
in vari momenti e ci si dovrebbe sicuramente soffermare in modo particolare. La gestione della casa di riposo di Fiorina, che diventi completamente pubblica, nel senso che sia seguita dal nostro Istituto di Sicurezza Sociale, ci trova in linea di massima d'accordo, come non lo si può essere, però io credo che va supportato tutto ciò anche da una serie di dati. Io ho ascoltato la relazione del segretario che nella sua generalità condivido, però mi chiedo perché un tempo si era invece esternalizzato questo servizio, perché ora si fa retromarcia, quali sono i costi, insomma un po' i parametri sia economici e sanitari. L'Istituto di Sicurezza Sociale, come ho detto, è sicuramente l'ente migliore, più qualificato a dare questo tipo di servizio agli anziani, però va fatto a mio avviso un approfondimento ben dettagliato e la stessa casa cosa va fatta per dare come era stata fatta per dare anche una veste privata al tempo. Io credo che i parametri, come ho detto, da valutare sono non solo i costi ma anche i servizi. Fatte queste opportune valutazioni, che non devono poi, chiaramente dice, siamo l'Istituto Sicurezza Sociale, quello più indicato a dare questo servizio, poi non è che costi il doppio e magari va tutto riversato sui cittadini o viceversa se si fa nel privato. Ecco, queste sono le analisi che io in linea di massima farei in una o l'altra direzione. Quindi fatte le opportune valutazioni, anche noi siamo d'accordo a cogliere questa istanza da Rengo. Grazie consigliere, do ora la parola al consigliere Ciavatta Manuel. Prego consigliere. Grazie eccellenza. Ecco, no, solo per confermare anche da parte della Democrazia Cristiana il valore di questo indirizzo da parte del governo, secondo quello che è stato anche l'intervento del segretario Mussoni, che raccoglie gli auspici degli istanti che in effetti a sottoscrivere questa istanza d'Arengo sono stati veramente tanti. È vero che a suo tempo la movimentazione c'è stata proprio per confermare che il casale La Fiorina o comunque diciamo così il servizio agli anziani rimanesse un servizio di natura pubblica. Vero è che il governo già si stava muovendo per fare in modo che la società, che al momento è una società di natura privata, diventasse di natura pubblica, quindi in realtà già ci si stava orientando in questa direzione. Quello che probabilmente rimane ancora da valutare e che probabilmente potrà essere l'indirizzo da seguire è proprio la questione della natura del servizio che questa struttura va a svolgere rispetto agli anziani. Mi spiego meglio. Il servizio anziani che oggi è all'ospedale, la casa di riposo, è totalmente pubblica anche nei suoi dipendenti. È chiaro che il ragionamento che si poteva fare era valutare che tipo di contratti e che tipo di rapporti ci potevano essere coi dipendenti anche adesso al casale. Quello che sicuramente abbiamo sempre detto è che i criteri del servizio e i rapporti paziente, o meglio in questo caso anziano e operatore, fossero gli stessi che oggi abbiamo nella casa di riposo, fossero gli stessi proprio perché non si voleva assolutamente, quantomeno da parte nostra,
che neanche ci fosse l'idea di una diminuzione del servizio. Oggi addirittura sembra che riusciamo ad andare in una direzione ancora migliore, cioè il tentativo di fare in modo che tutti i dipendenti vengano assunti a livello pubblico, per cui è chiaro che questo dà ulteriore garanzia. La questione che pongo, e questo però credo che sia una questione che dobbiamo valutare insieme e che penso che più che nella situazione, cioè nel momento attuale, ci richieda comunque una riflessione andando avanti, è sempre della sostenibilità del servizio, perché il problema, come sempre, che esiste tra pubblico e privato è di natura economica, nel senso che il privato mediamente come servizio costa ancora di meno oggi rispetto al pubblico, per cui quello che penso che su cui dobbiamo ragionare è proprio per garantire il servizio a tutti coloro che ne hanno bisogno e garantirlo come lo garantiamo oggi, fare in modo che questo servizio diventi sostenibile per lo Stato, perché è chiaro che se domani costerà molto di più oppure costerà di più, diventerà oggettivamente difficile sostenerlo. Per cui questo penso che sia l'approccio corretto che dobbiamo avere, no? Non pensare che rendere tutto pubblico sia il massimo delle garanzie, perché questo lo è solo fino a quando lo Stato è in grado economicamente di far fronte a quelle spese. Quando questo non lo è più, è chiaro che diventa difficile. E non è una questione di dire semplicemente quanto vale una persona, no? Perché questo, cioè, naturalmente, come la sanità è pubblica e dobbiamo garantirla per tutti, però la garantisci nella misura in cui riesci a fare in modo che le tue entrate siano sufficienti per tutti. Quindi anche questo dobbiamo valutarlo. In questo senso, quindi, credo che la riflessione vada in questa direzione. Sono contento e mi compiaccio comunque che la scelta del governo sia questa, perché è una scelta ulteriormente garantista. Quello che, su cui credo dobbiamo sempre però veramente far crescere tutta la cittadinanza, è un criterio di sussidiarietà che deve diventare sempre maggiore. Anche in questo senso si è parlato di far sì che il Casale La Fiorina non rimanga una struttura in cui di fatto gli anziani vengano più isolati rispetto all'ospedale, e questo c'è come rischio, no? Perché comunque è vero che, lo diceva anche il consigliere Michelotti e condivido molto, nell'ospedale c'è un flusso di persone che è quotidiano per le varie ragioni. È chiaro che quando un familiare capita all'ospedale più facilmente, o chiunque, un amico, un parente, più facilmente va anche a trovare un anziano alla casa di riposo. Nel momento in cui gli anziani vengono spostati al casale, questo rischia di non esserci. Allora io mi domando, è possibile chiedere veramente anche alle associazioni che si rapportano con le associazioni che fanno un servizio di natura sociale di intervenire e di creare davvero anche delle condizioni di maggiore assistenza? Io mi ricordo quando ero ancora alle superiori con l'Azione Cattolica, avevamo iniziato ad andare a due in amici a trovare a casa degli anziani. Ad un certo punto dovemmo sospendere perché ci dissero che era difficile, o comunque rischiavamo di non garantire agli anziani sempre la stabilità, perché potevamo venire a meno, non essere sempre fedeli nel nostro servizio. Questo poteva essere anche un rischio, lo capisco, però delle due mi domandavo se poter andare a trovare anche un anziano 2-3 volte anche in un anno piuttosto che non andarci fosse un male per quell'anziano, no? Quindi credo che nel momento in cui oggi riusciamo anche a stimolare le associazioni che fanno servizio veramente alle persone, anche a creare un rapporto per far sì che diventi anche centro diurno, per far sì che diventi anche, ci creino delle condizioni di maggiore accessibilità, questo penso che sia molto importante. Per cui ecco, davvero invito e mi auguro che l'Aula su questo sia veramente ancora una volta unanime, proprio perché, come lo è stata precedentemente, proprio perché anche sotto questo aspetto possiamo il più possibile cercare di garantire, di continuare a garantire la vicinanza da parte delle istituzioni dello Stato ai più deboli nella nostra società. Grazie. Grazie consigliere. È iscritto a parlare il consigliere Berti Maria Luisa. Consigliere Simone Celli. Prego.
Grazie Eccellenza. Colleghi consiglieri, effettuerò un intervento brevissimo in quanto sono soddisfatto dal riferimento del segretario di Stato Francesco Musoni. È chiaro che il percorso che ha portato alla presentazione di questa istanza d'Arengo è noto a tutti. C'è stata una fase di forte conflittualità sociale rispetto alla proposta che il governo in una prima fase aveva presentato rispetto alla gestione del casale e del servizio, insomma, della casa di riposo. Credo che grazie anche all'intervento di migliaia di cittadini sammarinesi il governo abbia revisionato la propria posizione, e questo io credo che sia un segnale di buonsenso, perché ci permette di attuare una soluzione che sicuramente è più confacente a quello che è un servizio strategico fondamentale come appunto il servizio anziani. Anche perché io questo lo voglio dire con estrema chiarezza, sarebbe stato un peccato perdere quel patrimonio che in tanti anni si è costruito nell'ambito dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, nel servizio appunto della casa di riposo, un servizio di qualità nonostante la struttura ormai da diversi anni fosse assolutamente obsoleta, e quindi il fatto che con questa scelta, con questo indirizzo del governo, si salvaguardi completamente quello che è stato fatto in questi lunghi anni, pur naturalmente cambiando la struttura, è una scelta, ripeto, ragionevole ed equilibrata. Quindi non aggiungo altro se non esprimere la mia soddisfazione, la mia piena condivisione rispetto all'orientamento favorevole espresso dal governo e nello specifico dal segretario di Stato per la Sanità Musoni. Grazie consigliere. La parola al consigliere Pedini Amati. Non è in aula. La parola al consigliere Tonnini Elena. Prego. Grazie Eccellenza. Dunque, sono assolutamente felice del risultato che hanno ottenuto i cittadini attraverso questa istanza d'Arengo. Diciamo che è un peccato vedere che qualcuno usa un tema così delicato sempre per andare poi a identificare nemici, piuttosto che invece considerare l'importante risultato in cui non le forze politiche appunto, ma i cittadini vincono di fatto, spingendo la politica verso la tutela sociale e pubblica nel settore delicato appunto degli anziani. Infatti, pur dovendo ringraziare insomma, chi in questa maniera, in qualche maniera ci consegna anche il potere di raccogliere migliaia di firme anche poi attraverso un'istanza d'Arengo, al contrario non è stata rete a raccogliere queste migliaia di firme. Forse a volte anche la coscienza dei semplici cittadini muove verso temi così delicati, perché evidentemente i cittadini hanno effettivamente un potere ed è giusto che venga espresso anche attraverso gli strumenti della democrazia diretta. Come occorre anche dirlo, nelle precedenti proposte rispetto a questa istanza da parte del governo e da parte del comitato esecutivo, a farsi invece portatori della necessità di mettere in primo piano la tutela pubblica del servizio anziani. E su questo poi tornerò. Quindi, nonostante le illazioni di chi pretende di fare delle speculazioni di tipo politico, io al contrario, proprio al contrario, faccio un plauso al segretario Musoni, faccio un plauso in questa fase, chiaramente, perché poi ci sono anche tutta un'altra serie di azioni che occorre dare seguito per concretizzare poi questa istanza. Faccio un plauso perché forse è la prima volta, forse un po' perché l'esperienza insegna o forse perché siamo anche in un periodo vicino, no? Un periodo diciamo così elettorale, è la prima volta che il segretario Musoni dà valore ad uno degli strumenti di democrazia diretta rimandando di fatto poi l'indirizzo, questo ha detto nel suo intervento, di questa istanza direttamente nelle mani del Comitato Esecutivo IS, che quindi ora chiaramente noi ci aspettiamo tenga fede a questa
a questa istanza di d'Arengo e quindi ci auguriamo che il suo significato venga promosso e rispettato, non come è successo purtroppo per altri strumenti di democrazia diretta, come non ricordare appunto i referendum, dove sempre i cittadini hanno, no, il potere di esprimersi. Ma si sa, lì forse non si era in campagna elettorale, quindi ci si poteva permettere, no, di non tenerne conto, purtroppo. E d'altronde è particolare che i cittadini debbano scendere in campo per sottolineare la necessità di stabilire invece come punto prioritario l'approccio pubblico al tema così delicato appunto della gestione del servizio degli anziani. Un altro applauso a Mussoni, che nel suo intervento oggi ammette di fatto come, al contrario, il primo studio che fu fatto per il tipo di servizio fosse proprio concentrato su aspetti invece dedicati a concetti economico-finanziari, a concetti di spending review. E in effetti noi, documentandoci e con documenti alla mano e pubblicando parte del documento che chiedeva in qualche maniera di portare avanti questo concetto di gestione di capitale pubblico e management privato, abbiamo pubblicato un pezzo di questo studio, che poi era uno studio riesumato dal 2013, che chiedeva in qualche maniera l'approccio pubblico-privato non assolutamente trasparente di questo primo studio, che con questa istanza d'Arengo invece va completamente chiaramente rivisto. E do lettura di un pezzo di questo documento, perché chiaramente chi poi esce con comunicati eccetera documenta le proprie intenzioni. Ecco, questo documento diceva che le conclusioni erano prettamente economico-finanziarie e non tengono alcun conto valutazioni di tipo qualitativo riguardante il servizio sociale offerto da RSA alla Fiorina e la sua efficienza nel supportare il servizio sanitario nazionale. Come normale che sia, perché chiaramente l'approccio di un privato è un approccio di tipo economico-finanziario. Non a caso uno degli obiettivi che era emerso anche dalla delibera del Congresso di Stato è, siccome la RSA è una struttura sovradimensionata con anche dei problemi e delle perdite pesanti a livello di bilancio, occorre attraverso il pubblico trovare una soluzione. Ecco, quindi l'obiettivo non era tanto quello di migliorare la qualità del servizio, ma quanto quello di, tra virgolette, salvare RSA alla Fiorina. Quindi siamo assolutamente contenti che adesso si vada in un'altra direzione, proprio perché il pubblico è vero, e qui ci teniamo a sottolinearlo, è vero e abbiamo la completa consapevolezza del fatto che la struttura pubblica non è perfetta, che necessita ad esempio di manutenzioni e che sicuramente forse la struttura RSA è più nuova perché sono mancate poi manutenzioni negli anni, no? Però è anche vero che questo aspetto sempre di evitare le manutenzioni nel pubblico per poi cercare di favorire strutture private, ecco, forse anche questo andrebbe un attimino rivisitato. Proprio perché? Perché il pubblico invece ha un altro obiettivo, che è quello della qualità. È quello della qualità del servizio. Occorre, a nostro avviso, quindi evitare di legare il comparto sanitario, soprattutto in una delle sue parti più delicate, cioè quella dedicata agli anziani e dal loro bisogno di un'assistenza che non è appunto solo numerica ed economica finanziaria, è legata agli aspetti della spending review, ma in cui l'approccio qualitativo che solo il pubblico può e deve e ha l'obbligo di garantire, ha questo approccio anche umano che passa quindi anche attraverso alle condizioni che si creano quindi per gli operatori, quindi gli OTA, gli infermieri che vanno ad occuparsi poi di queste persone. Quindi al segretario Mussoni per portare avanti questa istanza d'Arengo, è un carico che lui giustamente, di cui dovrà farsi portatore anche nel doverlo far rispettare anche al comitato esecutivo, ed è un carico doppio, nel senso che uno degli aspetti che forse ha portato a
promuovere da parte dei cittadini una raccolta firme ingente per promuovere un'istanza d'Arengo che chiede di mantenere pubblico questo servizio, può essere evitato, cioè può essere rafforzato da un altro elemento, che è l'elemento della trasparenza. Allora, fino adesso ci si è mossi con questi piani, con questi progetti, che seppur ritenuti validi dal governo, purtroppo non sono stati resi pubblici. La stessa convenzione che esiste tra l'IS e Casale La Fiorina andrebbe forse analizzata, andrebbe approfondita, e perché non fare questo percorso insieme ai cittadini, agli stessi cittadini firmatari con migliaia di firme e che quindi si sono dimostrati sensibili, molto sensibili a questo tema. Quindi non solo il rispetto di questa istanza d'Arengo, ma sicuramente la trasparenza, e quindi qui mi auguro e qui chiedo tra virgolette un impegno, insomma nel limite del possibile, però credo che sia fattibilissimo, di portare avanti d'ora in poi, a seguito dell'approvazione di questa istanza, a cui noi chiaramente diamo il parere favorevole, un percorso trasparente di quello che si vuole fare con la gestione appunto del servizio agli anziani pubblica insieme ai cittadini attraverso delle serate pubbliche e permettendo appunto ai cittadini di partecipare in questa, che è una scelta in cui chiaramente loro hanno dimostrato la loro totale sensibilità. Quindi al di là appunto delle posizioni politiche, forse oggi dimostriamo in aula che il valore dei cittadini è... Ci auguriamo finalmente il rispetto di uno degli strumenti fondamentali di democrazia diretta come quella dell'istanza d'Arengo. Sarebbe bello farlo sempre, perché i cittadini non è che hanno coscienza a seconda della comodità della politica di poter approvare o meno questi temi, ma evidentemente hanno la capacità di pensare e la capacità di incidere, questa volta appunto in maniera fondamentale, anche sulle scelte politiche. Grazie consigliere Tonnini, la parola ora al consigliere Michele Muratori. Prego consigliere. Grazie eccellenza. La nostra casa di riposo, che se ne dica, è una vera e propria eccellenza della nostra sanità, ma lo è anche perché ci lavorano tantissimi operatori come OSS, infermieri, animatori, assistenti sociali, che hanno veramente a cuore la salute dell'anziano e hanno dedicato la propria carriera lavorativa alla tutela del più debole. Nonostante ci siano state delle difficoltà in questi anni e la mole del lavoro che hanno dovuto sostenere. Pertanto dovrebbe andare il nostro ringraziamento, come vorrei ringraziare i 3.975 firmatari che hanno sottoposto all'Aula questa istanza, sintomo di una fortissima sensibilità del Paese riguardo la sanità pubblica. La casa di riposo è un'eccellenza e quando si parla di anziani non si può badare a spese. Lo Stato sociale va garantito senza se e senza ma. E la scelta di trasferirsi al Casale La Fiorina con una gestione pubblica va in questa direzione. Io bene, non vorrei entrare nel merito della scelta più o meno giusta di trasferirsi. So per certo che molte famiglie, molti ospiti preferirebbero rimanere nella struttura dell'ospedale, se non altro per una vicinanza agli ambulatori, ma anche perché è inserita la struttura dentro l'ospedale vicino comunque a un passaggio di persone, come può essere la mensa, può essere il bar, può essere comunque qualsiasi situazione che potrebbe far sì che possano ricevere una visita. Bene, la struttura ormai è obsoleta. Vorrei sottolineare che i bagni nelle camere non sono più a norma, come la situazione logistica dell'attuale casa di riposo è obsoleta. Strutturata su 3 piani non è assolutamente ottimale per l'utente, ma anche per l'operatore. Oltretutto non è a volte anche dignitoso.
Bene, il rischio maggiore di un trasferimento al Casale La Fiorina qual è? È l'isolamento, perché io non ho dubbi che la struttura laggiù sia ottimale, è nuovissima, l'ho visitata ed è effettivamente funzionale, con ampi saloni vicini comunque anche alle camere e soprattutto sullo stesso piano. Bene, se noi vogliamo trasferirci al Casale La Fiorina, dobbiamo assolutamente implementare la rete sociale, e qui mi ricollego a quanto detto dalla collega Michelotti, dal collega Ciavatta, che hanno già parlato di questi temi. Ecco, io non mi vorrei dilungare, voglio solo sottolineare il mio forte apprezzamento per questa istanza d'Arengo. Dichiaro voto favorevole, come lo farà anche il mio gruppo consigliare, auspicando che tutta l'Aula faccia la stessa cosa. Grazie. Grazie consigliere Muratori, la parola ora al consigliere Michelotti Augusto. Passiamo quindi al consigliere Venturini Mario Lazzaro. Consigliere Pari D'Andreoli, prego, a lei la parola. Grazie eccellenza, sarò breve, ho ascoltato l'intervento del segretario, il quale ha spiegato i passaggi per raggiungere l'accorpamento, come poi è stato raggiunto l'accorpamento delle due case di riposo, e ha anche sottolineato l'importanza di accogliere questa istanza d'Arengo che vede la firma, come ha ricordato il collega Muratori, di circa 4.000 persone, e probabilmente la sensibilità del governo a seguito anche di queste sottoscrizioni che hanno posto un problema, che è quello appunto legato alla essere dipendenti privati o dipendenti pubblici, come voce girava. Pertanto noi fin dall'inizio abbiamo sottolineato, perlomeno nelle sedi dovute, l'importanza di dare anche certezza a quelli che erano gli attuali dipendenti della pubblica amministrazione legati all'attuale casa di riposo. Ci compiacciamo di questo accorpamento perché riteniamo comunque utile che le due case di riposo possono, anzi che la casa di riposo si possa spostare al Casale La Fiorina per lasciare magari altri spazi adibiti all'Istituto Sicurezza Sociale, all'ospedale o altri interventi di quella fattispecie, e pertanto anche noi siamo favorevoli all'accoglimento dell'istanza che è stata presentata. Grazie consigliere Andreoli, la parola ora al consigliere Franco Santi. Prego consigliere. Grazie eccellenza. Dunque io anch'io mi unisco a coloro che hanno così si sono rallegrati della decisione del governo di fare un passo indietro rispetto ad una decisione già presa attraverso deliberazioni formali rispetto ad una tematica ed una organizzazione e gestione di un servizio che le 4.000 firme dell'istanza d'Arengo dimostrano di grande attenzione da parte della cittadinanza. Detto questo però il mio compiacimento si ferma qua, perché devo subito riprendere e sottolineare, perché questo credo che debba fare la politica, un metodo e una metodologia insomma di approccio a queste tematiche che io non condivido e che portano poi a queste situazioni di imbarazzante gestione della cosa pubblica. Io credo che se come
credo ci sia una questione di innovazione, necessità di innovare la gestione, le procedure, i meccanismi di un servizio, ma di tutti i servizi però, non di un servizio in particolare, no? Stiamo parlando, io credo che possiamo parlare di tutti i servizi della pubblica amministrazione, dell'IS, di tutti gli enti partecipati, debba essere fatta con un metodo, un approccio molto diverso, un metodo che riguarda la condivisione delle idee, che riguarda la capacità di sentire tutti i soggetti interessati, in particolar modo quando c'è una questione gestionale e quindi che riguarda il personale e la gestione del personale, i loro contratti, quindi la contrattualistica, eccetera, io credo che i primi soggetti che devono essere investiti di questo tipo di ipotesi di innovazione, di ammodernamento di gestione e di innovazione del servizio siano i dipendenti o comunque tutta l'organizzazione che è coinvolta. Io credo che quindi bisogna evidenziare ancora una volta un approccio sbagliato da parte di chi gestisce queste partite e che poi portano a questi risultati. Anche perché è vero, credo e sono convinto, che sempre di più per quanto riguarda i servizi sanitari si debbano fare degli approfondimenti per quanto riguarda per trovare soluzioni che possano garantire da una parte un servizio di eccellenza o comunque un servizio che non vada a ledere i diritti dell'utenza, ma dall'altra parte anche un servizio che tenga conto delle esigenze di gestione di un bilancio, quindi economiche, e mettere insieme tutte queste cose attraverso una politica e una gestione collaborativa, una gestione condivisa, approcci verticistici, aziendalistici, da questo punto di vista io credo che siano perdenti e la cittadinanza sicuramente con questa istanza ha dato un segnale forte in questa direzione. La buona politica deve, secondo me, dimostrare che si può fare diversamente, che si può risparmiare, ma che lo si deve fare insieme, non lo si deve fare con provvedimenti legislativi, normativi, amministrativi che vengono dall'alto e che non tengono in considerazione tutte le esigenze in campo. E sicuramente una componente, ripeto, di questo castello è la cittadinanza, che va informata, cittadinanza che va seguita rispetto a questi disegni di modifica gestionale, no? Quindi io credo che va bene il fatto che il governo si sia, diciamo così, abbia fatto un passo indietro e chieda appunto concordi con gli estensori dell'istanza per andare avanti in un certo modo, ma io credo che la politica debba prendersi anche la responsabilità di modificare gli approcci in questi settori e dare quelle risposte e centrare quegli obiettivi che sono molto importanti, che sono quelli di mantenere un welfare state, un sistema di sicurezza sociale degno di un paese come San Marino e della storia e di quello che San Marino ha saputo costruire nel tempo e nello stesso tempo avere una lungimirante attenzione affinché questo sistema perduri nel tempo.
e che venga appunto conservato al meglio. E quindi se ci sono difficoltà, ripeto, se ci sono difficoltà debbano essere affrontate in maniera collettiva, in maniera allargata il più possibile con tutti gli attori interessati. E su questo io credo che delle responsabilità questo governo e la gestione dell'istituto in questa direzione ce ne abbia parecchie. E spero che questo possa servire anche da lezione per il prossimo futuro. Quindi, detto questo, confermo appunto il voto positivo all'istanza d'Arengo e auspico che presto possiamo ragionare tutti insieme in maniera costruttiva su dove andare con il nostro sistema di sicurezza sociale. Grazie. Grazie consigliere Santi. La parola ora al consigliere Roberto Venturini. Prego consigliere. Grazie eccellenza. Mi appresto a chiudere il giro degli interventi, quindi gioco forza certi concetti che sono stati espressi dai consiglieri prima di me saranno ripetuti. Mi compiaccio comunque che quasi l'unanimità degli interventi che mi hanno preceduto hanno condiviso quindi questa istanza e ci sono stati anche parecchi applausi al segretario Mussoni, soprattutto dal gruppo di rete che in 3 anni così tanti non ne avevo sentiti. Bene, voglio fare una premessa. Nei prossimi anni l'anziano diventerà, il problema anziano, diciamo, in generale, diventerà una vera sfida e una vera emergenza per la nostra società. Questo perché la sanità ha fatto passi da gigante e quindi la vita di conseguenza si è allungata. L'anziano diventerà quindi una sfida dal punto di vista sociale ma anche da quello sanitario. Ci sono stati recentemente dei tristi episodi nel nostro Stato in cui ci sono un paio di casi, ricordo, di persone anziane trovate decedute nella propria abitazione a distanza di giorni e questo ci dimostra che dal punto di vista sociale, relazionale, è un'emergenza. Dal punto di vista sanitario sta diventando un'emergenza, difatti si parla di codici argento per identificare proprio queste nuove patologie collegate all'anziano che comportano dei costi aumentati e anche dei posti di ricovero che vanno reperiti sempre di più. Quindi tutto quello che guarda progetto anziani nel suo insieme deve avere la massima attenzione da parte di tutti noi. Voglio specificare che sicuramente l'istanza in oggetto, che ha visto la raccolta di circa 4.000 firme da parte dei cittadini in un brevissimo lasso di tempo, ha aiutato a fugare gli ultimi dubbi. Però in maggioranza è già da circa un anno che si sono fatte delle riunioni su questo tema e si era già convenuto che la scelta di una gestione esclusivamente pubblica sarebbe stata la migliore. Quindi il segretario Mussone ha confermato che la gestione dal 1 gennaio 2017 sarà una gestione pubblica con dei lavoratori a contratto di lavoro pubblico. E questo mi fa molto piacere perché sicuramente, come i cittadini avranno avuto modo di vedere tra chi aveva dei familiari ricoverati nella casa di riposo presso l'ospedale e chi li aveva invece ospiti del casale La Fiorina, che sicuramente c'è una diversità di trattamento e strutturata ha tra i suoi scopi anche quello di fare un profitto. Quindi è evidente che se la gestione è pubblica ci saranno delle migliori attenzioni.
prestazioni e la qualità del servizio sarà sicuramente maggiore. La scelta è una scelta che alla fine è diventata anche una scelta obbligata, perché nel nostro piccolo territorio di riposizione, se gestita bene, comporterà anche una riduzione di costi. La struttura all'interno dell'ospedale, quella storica, è una struttura ormai obsoleta. Dal punto di vista normativo certi spazi non vanno più bene e si dovrebbero ristrutturare. Mi riferisco ai bagni, agli ascensori. È capitato a molti di noi di vedere, trovandosi presso la struttura della casa di riposo, anche chi andava per gli ambulatori necessità della medicina di base, avrà visto sicuramente in certi orari, soprattutto durante gli orari di pranzo, un via vai di carrozzine tra un piano e l'altro. Questo dimostra che appunto c'è una difficoltà per gli spazi che vedono appunto la casa di riposo ubicata su più piani e quindi anche maggior personale per servire a questi spostamenti. Oltretutto, quindi abbiamo detto, ci si dovrebbe mettere mano a una ristrutturazione che comporterebbe dei costi. Quindi invece la struttura del Casale La Fiorina, una struttura recente, oltretutto ben illuminata, con la disponibilità di un parco, è sicuramente una situazione ideale per unificare appunto in quella sede le due case di riposo. L'unico dubbio espresso anche da alcuni consiglieri è che non rimanga troppo isolata. Quindi per fare ciò abbiamo già sentito che si sta pensando di mettere in servizio centri diurni in quella sede. Si potrebbe anche recuperare il progetto che era venuto fuori qualche anno fa da parte della Fondazione per istituire gli orti sociali. Anche la viabilità dovrebbe essere aumentata per consentire quindi alla cittadinanza di poter raggiungere quel bel parco, quella bella zona al Casale La Fiorina. E c'è anche un altro vantaggio, che poi gli spazi rimasti liberi, una volta unificate le due strutture a livello dell'ospedale, consentirebbero il trasferimento di alcuni servizi sanitari che adesso sono ubicati presso delle strutture private, quindi con dei costi di affitto. Mi riferisco alla medicina del lavoro, al servizio di salute mentale, servizio minori. Quindi anche questo fatto potrebbe comportare un'ulteriore riduzione dei costi. Quindi il mio invito, ma ho visto che dagli interventi appena fatti c'è una condivisione quasi unanime dell'Aula, è quello di esprimere un parere favorevole, come verrà fatto dal partito, dalla PDCS e noi sammarinesi, a questa istanza d'arengo. Grazie. Grazie consigliere, con quest'ultimo intervento termina l'elenco dei consiglieri iscritti al dibattito, per cui do la parola al segretario di Stato Mussoni per la replica. Prego segretario. Ecco, allora, ma io devo dire, è stato un dibattito molto articolato. Qui c'è una sfera, in una sfera di opinioni, diciamo, dove si può ragionare sul metodo, sull'approccio, sulla trasparenza, sull'incapacità, sulla capacità, sull'aver cambiato direzione, non cambiato direzione. Io avevo un obiettivo 2 anni fa col governo e con la maggioranza ed è un obiettivo che oggi il Consiglio mi pare voglia confermare, un progetto anziani, innovativo,
in strutture nuove, con i servizi standard che sono quelli del pubblico. Ad oggi c'era solo un aspetto da chiarire e vi dico, mi toglie un peso incredibile se l'istanza verrà accolta. Il vero e unico aspetto era che tipo di rapporto di lavoro l'IS doveva adottare, perché l'IS ha già firmato un contratto di acquisizione di quella struttura privata e di liquidazione di quella struttura privata. Quindi il problema era se dovevamo fare un contratto di diritto pubblico o di diritto privato. Quindi oggi, mentre si fa questo dibattito e dopo che si è fatta l'istanza ad Arengo, in realtà l'accordo era già scritto. Quindi permetto di dire che le idee sono sempre state molto chiare sul fatto che si dovessero accorpare le due strutture e che l'IS dovesse gestire quella struttura nuova. È chiaro che ci sono stati degli aspetti critici, anche perché il mandato politico era quello di acquisire a zero euro la struttura privata, era quello di fare spending review. Negli anni questi aspetti sono cambiati, quindi politicamente io mi sento sinceramente più coerente rispetto al progetto che immaginavo. Quindi oggi guardo all'obiettivo, guardiamo mi pare tutti all'obiettivo, il bilancio, il saldo, ognuno farà il suo. Condivido sul fatto che, e l'ho sentito da molti consiglieri, bisogna fare anche un progetto sociale, perché è vero che la distanza della nuova casa di riposo deve essere colmata dai trasporti, da un progetto di condivisione di associazioni di volontariato, da il coinvolgimento dei centri diurni, forse dalla centralizzazione di alcuni servizi. Cioè bisogna riuscire a dare più vita a quel centro che per anni è rimasto una bella struttura, ma forse un pochettino priva di quella vitalità e di quel fermento che invece necessita, come invece c'è nella nostra attuale casa di riposo, di quel tipo di vitalità, proprio per essere sul pezzo nel progetto anziani, per essere più vicini agli anziani quando si trovano nella casa di riposo. Per cui oggi sinceramente, se il governo ha espresso un orientamento favorevole, se oggi il Consiglio Principe, ed è Principe, esprime l'orientamento favorevole all'istanza, credo che ci togliamo tutti un bel peso e abbiamo per la prima volta da 2 anni e mezzo una linea chiara sulla quale sia la gestione sia l'organizzazione dei servizi potrà lavorare con serenità e anche forse con determinazione, perché ci sarà un forte mandato istituzionale che oggi è stato a fatica sempre costruito nelle complessità, nelle difficoltà e soprattutto, ripeto, in un'impostazione delle due case di riposo che era oggetto di contratti, di accordi e di un'impostazione diversa da quella che oggi stiamo finalmente adottando. Quindi io sono estremamente soddisfatto, non ho preso, spero di non sbagliarmi, con ironia i complimenti o le critiche, sono parte del dibattito. Io avevo un obiettivo, che dal 2017 gli anziani si trasferiscono in una casa di riposo gestita dall'IS. Se così andrà sarò soddisfatto e spero di aver fatto il mio lavoro e cercherò, come è stato richiesto, di farlo con la massima trasparenza e con la massima serietà, come ho cercato di farlo in queste complessità di questi 2 anni, che è stata anche una complessità politica, non solo di gestione. Grazie segretario Mussoni. Ci sono consiglieri che intendono replicare? Non ci sono, ritengo segretario che non abbia necessità di conclusioni. A questo punto poniamo in votazione l'istanza d'Arengo numero 11, con votazione palese. Favorevoli? Procediamo a verificare se c'è l'unanimità. Mi pare, però chiedo conferma. Bene. Va bene.
Verifichiamo allora il voto contrario. Chi vota contrario? Chi si astiene? Direi l'unanimità. Consiglio Grande Generale approva all'unanimità l'istanza d'Arengo presentata da cittadini sammarinesi perché la gestione della casa di riposo per anziani rimanga pubblica. Impegna il Congresso di Stato ad intraprendere nell'ambito delle sue competenze i provvedimenti conseguenti. Chiaramente dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1995 numero 72 dovranno essere illustrati alla commissione consigliare permanente competente da parte del membro del Congresso di Stato incaricato entro 6 mesi dall'accoglimento della stessa. E con l'approvazione di quest'ultima istanza d'Arengo il comma 18 è chiuso.